Ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua, pronto soccorso, chiede aiuto, amici di Gorizia, cittadini goriziani, direttore sanitario Pilati, sindaci, sindache di Gorizia, ecco cosa bisogna fare per sostenere questa grande città, ma non se ne frega nessuno, guardate qua, suonare! Allora mi hanno chiamato, qua c'è persone che sono dalle 9 di mattina fino alle 9 di sera, una cosa impressionante, ma neanche in Africa non è roba così, guardate, si portano dietro da bere e tutto. Allora ho cercato di intervistare praticamente il dottore, mi ha detto guarda abbiamo dei problemi veramente grossi, anche una grande infermiera, ma non ha la colpa il dottore e i infermieri, bisogna assumere, prendere gente da su. È inutile spostarli destra e sinistra, ma come si fa? Ma come si fa? Non si riesce a sostenere questi poveri disgraziati che vengono qua perché c'hanno male, perché devono stare dalla mattina fino alla sera perché c'è troppa gente, pienone, e non si riesce a salvaguardare queste povere persone. Io non so, chiamate un paio di dottori in quei momenti quando ci sono cose veramente grosse, li chiamate giù o assumete infermieri, dottori. Io non riesco a capire sta questa città lasciata in balia a queste persone. Io non so, questi che scrivono tanto sul giornale, quelli soliti che ci hanno portato via il punto nascita, svegliate prima, ostia, non so io queste robe qua, io non riesco a capire, c'è persone che stanno male e tutto, veramente, adesso vedrete, ecco qua, guardate un po', il problema, ma se viene un'ambulanza che ha problemi da portare dentro un ammalato che deve essere ricoverato immediatamente, ma cosa fa qua? Ascoltate. Bella merda. Bravo. Ciao! E non c'è niente! No! Bisogna ascoltarlo, no? Alla faccia della circolazione, delle rotonde, no? Che abbiamo rotonde per tutti i cantoni. Bene, comunque allora, cari amici, questo è l'aiuto, il richiamo, il pronto soccorso, chiede aiuto. Assumete infermieri, dottori, questo è da dire, e aiutiamo il popolo!